Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. Questa sera ascolteremo opere di Louis Vierne, organista francese, ricordato come eccellente improvvisatore, abile nel valorizzare le sonorità dello strumento. Come compositore si distingue dai suoi contemporanei per lo stile particolarmente solenne. Nasce a Poitiers nel 1870 e Louis Vierne manifesta fin dalla prima infanzia delle doti eccezionali musicali. Purtroppo quasi cieco dalla nascita, inizia la sua formazione presso l'Istituto Nazionale per Ciechi di Parigi. Privatamente studia con César Franck e poi frequenta la classe d'organo di Charles-Marie Vidor al Conservatorio di Parigi. Louis Vierne inizialmente scrive musica utilizzando spartiti di grandi dimensioni, poi ricorre al sistema Braille. Nel 1892, grazie alle sue notevoli capacità, è nominato assistente di Vidor all'organo monumentale di Saint-Sulpice. Ben presto si afferma come straordinario concertista ed improvvisatore. Nel 1900 diventa organista supplente presso la cattedrale di Notre Dame. Nominato titolare, mantiene questo incarico fino all'ultimo istante della sua vita. Pensate che muore improvvisamente, ma seduto alla console del suo organo mentre si esibisce nel suo 1750 concerto. Assistente di Vidor e di Guimond al Conservatorio parigino, Louis Vierne insegna alla Scuola Cantorum dopo il 1911. Tra i suoi allievi figurano Marcel Dupré, Joseph Bonnet, Nadia Boulanger, Olivier Messiaen, Maurice Durflet, Gaston Litaz e Jean Langlais. Autore di musica da camera, musica corale e di una sinfonia per orchestra, Vierne è ricordato soprattutto per le sue composizioni organistiche, tra cui 6 sinfonie e la raccolta in 4 volumi intitolata Pièce de Fantaisie, che comprende il famoso Carillon de Westminster. La sua Messe solennelle, completata nel 1900 e dedicata a Théodore Dubois, nasce inizialmente per coro e grande orchestra, e dietro però suggerimento di Vidor è rimodulata per 4 voci miste e 2 organi, essendo quasi impossibile per una chiesa disporre di un così ampio organico. La Messa solennelle viene eseguita per la prima volta l'8 dicembre 1901 nella chiesa di Saint-Sulpice con Vidor e Vierne ai 2 organi. Successivamente viene realizzata in diverse tipologie per coro, 2 organi, ottoni e timpani, per organo, coro e orchestra, per coro e 2 organi, nelle quali comunque l'organo conserva il suo ruolo fondamentale. Questa sera ascoltiamo 2 composizioni di Louis Vierne, non sono organistiche. E la prima che andremo ad ascoltare è la Rapsodia per arpa, opera 25. All'arpa ascolteremo Salvi Josephine. Proseguiremo con la sonata per violino, opera 23, nei suoi 4 movimenti, allegro risoluto, andante sostenuto, intermezzo quasi vivace, largamente allegro agitato. Al violino Raquel Kabliakov,
al pianoforte Orlando Bass. Non mi resta che augurarvi buon ascolto con i programmi di Ameria Radio. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ameria Radio ha presentato la musica di Ameria Radio a cura di Maria Teresa Ferrante.